come vi dicevo, andrà in onda interamente il 3 e il 4 marzo in prima serata su Rai 1. Invito accanto a me il presidente della Regione Calabria Giuseppe Scopelliti, poi il produttore Fulvio Lucisano, e l'autore Mimmo Gangemi e il regista Carlo Cabrei. Facciamo arrivare anche i microfoni per i nostri ospiti, così daremo anche tempo insomma, al reparto tecnico di poter sistemare questo problema che si è verificato. Ecco, questo è il mio sgabello. Niente, tanto alla fine dovevate rimanere tutti, no? Perché è importante sì assistere alla proiezione di questo film, anche se poi naturalmente l'avremmo visti comodamente seduti a casa, no? Visto che va in onda proprio su una delle reti principali. Ok, anche Maurizio Marchetti con noi, che è uno degli attori, che è tra gli attori che hanno interpretato questo film. Allora, voglio invitare, prego, Carlo Carlei, che lo vedo già qui con noi. Poi gli altri miei ospiti, allora Fulvio Lucisano. Buonasera, benvenuto, prego, si può accomodare qui. Poi prego Marchetti, allora da quella parte, poi il nostro caro presidente. Allora andiamo con i microfoni. Presidente, intanto non ci voleva, no? Diciamo la verità. vediamo. Sì, almeno l'audio facciamolo arrivare al microfono. Altrimenti vengo io. Vediamo. Aperto, sì, proviamo? No. Dobbiamo cambiare i tecnici forse. Sì. Ma chiediamo scusa, però capisco che la colpa è sempre nostra, però in questo caso dateci la scusante che qualcosa non ha funzionato, anche perché come diceva prima il dottore Lucisano, sia pomeriggio fino alle 18.30 è andato in onda il film, hanno fatto le prove. E quindi speriamo che a brevissimo si possa tornare tutti al nostro posto per gustarci, per ammirare questa produzione. Io sarò brevissimo e devo dire la verità. Forse un anno e mezzo fa, il dottore Lucisano mi ha cercato da buon calabrese e mi ha detto: io ho un'idea importante, un progetto ambizioso, vorrei fare questa produzione in Calabria. Lo voglio fare in Calabria perché la Calabria è la mia terra. Abbiamo discusso un po' del progetto, io ho detto: se sono temi legati alla mafia e quant'altro, noi come regione preferiamo evitare questo tipo di impostazioni, di produzioni, perché vogliamo sforzarci di mettere in campo un messaggio estremamente positivo quando investiamo le risorse. Però alla fine di una discussione siamo arrivati alla soluzione. Intanto il testo era quello scritto ovviamente da Mimmo Gangemi, che è un brillante autore calabrese, e poi sì, tutti quanti abbiamo lavorato all'idea, col coinvolgimento ovviamente del regista, famoso regista, di valorizzare il più possibile le bellezze e le particolarità del nostro territorio. E quindi questo è stato un po' l'impegno che tutti quanti abbiamo assunto, e alla fine mi pare di capire che questo risultato sia stato conseguito. Certo, stasera vedremo, se non vado errato, la prima parte, no? In modo da lasciare giorno 4 la parte conclusiva. Però già vengono messe in risalto le bellezze di questa prima parte, la seconda sarà ancora più coinvolgente, più entusiasmante, più bella, e quindi verrà valorizzato ancora di più questo messaggio. Una delle cose, e concludo, che ci ha convinti a questo, diciamo così, a questo investimento che la Regione ha fatto, questa partecipazione insieme alla RAI, insieme ovviamente al dottor Lucisano, è stato quello di un filone, di una filiera che ci ha spinto ad aderire a quest'idea, cioè che il produttore è calabrese, che il regista, che ha vissuto tanti anni in America, noto e conosciuto e apprezzato, è calabrese, che l'autore,
fosse calabrese, e quindi questo ovviamente dà ancora più forza e valorizza ancora di più questo progetto, e quindi noi abbiamo subito aderito e sostenuto e speriamo che vada bene, perché qualcuno mi ha sussurrato nei giorni scorsi che la prossima settimana le reti concorrenti metteranno in campo dei progetti molto forti in termini di ascolti, però speriamo che questo giudice meschino faccia il pieno, e che ovviamente c'è anche l'impegno del produttore di continuare le puntate e quindi di farlo ancora una volta in Calabria, e quindi dare seguito a questa esperienza, e questo sarebbe molto bello poterlo fare ovviamente ancora una volta nella nostra regione, nella nostra città. Grazie ovviamente prima di tutto a dottore Lucisano, perché è stato lui a lanciare questa idea, è stato lui con grande tenacia a volerla percorrere, e soprattutto io penso che oggi noi tutti vogliamo dire, dobbiamo dire grazie, perché è uno straordinario esempio di calabresità. Lui vive a Roma, però ho visto e ho apprezzato molto e ho ammirato in lui la voglia di aiutarci a far uscire la Calabria da quelli che sono i messaggi estremamente negativi. Fossero tutti così, i calabresi, faremmo grandi cose. Quindi grazie ancora, e grazie a tutti quanti, agli attori, agli artisti. Ho visto Zingaretti che si è anche innamorato, diciamo, un po' dei nostri luoghi, se non vado errato anche le festività di qualche mese fa, lui le ha trascorse forse nella nostra città, quindi si è creato un clima positivo, e speriamo ovviamente di poter continuare questa serie e quindi di poter ancora di più rilanciare l'immagine della nostra regione, della nostra Reggio Calabria. Grazie ancora a voi tutti e complimenti. Grazie. Allora Presidente, facciamo entrare un attimo il nostro autore, Ieni Mimmo Gangemi, al quale riservo la sedia più importante, quella centrale, è tutta tua. E anche l'applauso del pubblico. Facciamo velocemente una battuta, perché a quanto ho capito abbiamo ripristinato, quindi poi magari torneremo dopo con l'altra parte, perché dobbiamo consegnare anche dei riconoscimenti importanti. Facciamo adesso, no? Quindi una battuta anche veloce. Allora, intanto noi volevamo chiedere a Fulvio Lucisano, da parte della vostra produzione vi è la volontà quindi di far nascere una serie annuale per questa serie TV del giudice meschino, insomma, in modo che possa essere veramente un appuntamento da inserire nel palinsesto della RAI? Guardi, io è molta emozione, dopo 34 anni che ho girato il film Il ragazzo di Calabria, di ritornare qui. Io sono stato appresso a questo libro di Gangemi per 7 anni. Per 7 anni ho perseguitato la RAI cercando di convincerla a fare questo lavoro. Questo finalmente, anche con il Presidente della Regione, gli sono stato appresso moltissimo. E quando da me Carlei, che aveva letto il libro, si è presentato con Zingaretti, abbiamo fatto tana veramente, perché credo che questo, il film è bellissimo. Veramente io devo ringraziare Carlei e tutta la produzione, perché è stato... Io ci ho tenuto moltissimo che tutte le settimane di ripresa del film fossero esclusivamente girate in Calabria, perché abbiamo trovato degli elementi a disposizione eccezionali, bravissimi, i tecnici calabresi, purtroppo non ce ne sono molti, ma quelli che hanno lavorato con noi sono stati di primo ordine, veramente, e non possiamo dire niente. Per quanto riguarda poi il film, le settimane di ripresa sono state girate esclusivamente e interamente in Calabria, e io credo che se il film, come io spero, avrà il successo che merita, perché il film è molto bello, devo dire che sono rimasto, Carlei ha fatto un'operazione veramente eccezionale, tutti quanti sono rimasti contenti, sia il Raico, certamente la concorrenza ci ha messo dei grossi film contro, ma però io ho la massima fiducia che andremo bene. Sono rimasto perplesso, perché stamattina sono venuto da Roma presto per vedere, di cercare di controllare, abbiamo controllato che andava tutto bene, adesso non riesco a capire quali sono i motivi tecnici per i quali si è risolto. Sono veramente amareggiato, ma speriamo che riusciamo a risolvere il problema. Okay. Ringraziare, ho perseguito
siamo riusciti a portare a termine questa impresa. Sono convinto che il film avrà il successo che merita. Grazie. Grazie, grazie allora al dottor Lucisano. Passiamo la parola direttamente al nostro autore Mimmo Gangemi. Mimmo Gangemi, intanto che effetto ti fa, no, trasferire quello che tu racconti in un libro, quindi far sì che possa diventare in questo caso una fiction televisiva? Quindi quanta emozione, quanto realtà che viene raccontata attraverso, insomma, la tua penna, attraverso il tuo modo di saper scrivere e raccontare? Grande emozione, grande orgoglio e grande soddisfazione. Credo che un po' tutti gli scrittori abbiano questo sogno di vedere la trasposizione televisivo-cinematografica di una loro opera. A me è successo, peraltro è successo con una grande, con un grandissimo regista, con una grande produzione e con un grandissimo cast di attori, per cui mi ritengo particolarmente fortunato. Ok, questo il giudice meschino, no? Una storia emblematica, così è stata definita, del nostro tempo, che tocca la drammatica realtà quotidiana e quindi naturalmente, essendo un tema abbastanza forte, quindi anche un film abbastanza importante, non poteva esimersi dalle critiche su come in questo caso viene raccontata la Calabria. Sì, secondo me sia il romanzo sia la fiction diventano delle opere di denuncia e di riscatto nello stesso tempo. Credo e invito gli spettatori a guardarlo proprio in questa ottica, anche perché la cronaca di questi giorni fa diventare triste realtà quella che è scaturito dalla mia fantasia, perché sempre più spesso, specialmente in Calabria in questi ultimi tempi, ma anche in altre parti d'Italia, questo argomento, scorie tossiche, ma anche scorie radioattive, che è molto peggio, pare che stia diventando tristemente di moda, e ci sono forti sospetti anche, almeno stando a giornali, ci sono forti sospetti che ci siano questi sotterramenti, per cui io approfitto della grande platea per fare una amara riflessione. I nostri cosiddetti uomini d'onore che si riempiono la bocca con questa parola onore dovrebbero forse spiegare quale onore ci sia a portare la morte con le scorie radioattive dentro una terra dove loro stessi vivono. La parola al regista Carlo Carlei. Come diceva appunto il governatore Scopelliti, lui è un calabrese, nasce a Nicastro e dopo aver raggiunto il grande successo persino, insomma, negli Stati Uniti, abbiamo infatti ammirato l'ultimo capolavoro di Romeo e Juliet, finalmente è potuto girare in quella che è la terra d'origine. Però a lei soprattutto il merito di aver voluto fortemente nel cast, accanto a dei nomi abbastanza conosciuti e di grande rilievo, e anche degli attori calabresi, quindi un'ottima opportunità, ma soprattutto una profonda stima da parte di lei, insomma, come in qualità di regista. Assolutamente. Un giorno, quando c'è stata la conferenza in Rai, ho ringraziato la produzione, ho ringraziato la Rai perché finalmente abbiamo fatto un film per la televisione che si gira nei posti dove è ambientato, perché io per due volte, sia con l'Aviatore che con il Generale della Rovere, Genova l'ho dovuta ricreare in Bulgaria con attori bulgari che poi ho dovuto doppiare, quindi potete immaginare, insomma, lo scarto che c'è, no? Dal punto di vista della verosimiglianza. Volevo un attimo, quindi oltre ovviamente ai ringraziamenti di rito alle istituzioni, alla Film Commission, volevo approfittare di questo contrattempo che è successo stasera, perché da qui a me sembra tutto un po' una metafora della nostra Calabria, no? Gente paziente che però è al buio, al freddo, mentre succede qualcosa e non si sa bene che cosa. Eppure voglio dire, siamo un popolo che è paziente, che attende, che ha fede, e mi auguro che, insomma, succeda qualcosa anche al di là di questo teatro e che presto questa terra si possa risvegliare in tutti i sensi, perché la generosità, la forza di volontà che ha spinto me e tanti altri figli di questa terra ad andare a, come dire, raccattare successo o comunque soddisfazioni per il mondo, avviene perché ce l'abbiamo proprio dentro, perché è una qualità insita, no? Nel nostro popolo. E quindi
in un certo senso col giudice Meschino io volevo, come dire, ridare qualcosa indietro. Ho avuto tanto, La corsa dell'innocente, il mio primo film, mi ha mandato in America e volevo ridare qualcosa a giovani talenti, giovani pieni di belle speranze che vogliono lavorare nel cinema in tutti i campi, in tutti i ruoli, non solo a giovani attori, giovani interpreti, ma anche membri della troupe. Cioè, è una forza al lavoro che va assolutamente valorizzata. Io ho avuto il privilegio e l'onore di apprezzare la bravura, oltre che la forza di volontà, di tanti miei conterranei a cui ho potuto dare una chance con questo film. Quindi di questo sono particolarmente orgoglioso. La cosa che mi ha colpito di più è la generosità della gente, che ci ha aperto le porte senza chiedere nulla in cambio, l'ospitalità assolutamente unica al mondo. E niente, di tutto questo, che è un atteggiamento commovente in cui, insomma, che mi ha fatto tornare indietro anche nel tempo, perché era, insomma, io faccio una toccata e fuga a Natale per stare, insomma, con mia mamma, ma in effetti poi ci vengo poco e non l'apprezzo quanto potrei. Quindi in un certo senso questo mio film rappresenta anche un atto d'amore verso la terra che mia figlia Alice, che è presente in sala questa sera, ama tantissimo. Lei è nata a Roma ma si definisce calabrese con 10C. E poi volevo dire anche un'altra cosa, appunto, che secondo me è fondamentale valorizzare le persone di talento che sono nate in questa terra, per cui mi auguro che sia con Giulio Meschino che con altre produzioni, io, il dottor Lucisano, la RAI, eccetera, continuino ad investire in Calabria, perché credo che sia un atto dovuto ad una terra che per troppo tempo è stata dimenticata e la cui reputazione è stata sempre confusa, diciamo così, o macchiata dal comportamento di minoranze che purtroppo ci sono in tutto il mondo, ci sono in tutte le regioni, e chissà perché però hanno dato adito ad un pregiudizio che a volte non ci riusciamo di cui purtroppo non ci riusciamo a liberare. Un'ultima cosa, così concludiamo, vi vedete il film, non ci sarà bisogno di ulteriori dibattiti. Questo è un film su un uomo che si riappropria del proprio senso del dovere, che vuole essere di nuovo, attraverso questo shock della perdita di un amico, di nuovo un giudice onesto, un giudice che crede di nuovo nella giustizia. Visto che la magistratura negli ultimi anni è stata come categoria molto vituperata, ci tenevo a dire, siccome è anche una categoria che ha avuto molte vittime nella lotta contro il crimine, no? Non ci dimentichiamo questo, che è facile sparare sulla magistratura, ma i magistrati sono uomini come noi e quindi a volte possono sbagliare, sicuramente, però chiediamoci se una categoria che ha dato tanto sangue a questo paese merita di essere trattata in questo come è stata trattata negli ultimi anni. Quindi per me è anche un omaggio ad una categoria di persone che ammiro e che stimo. E passo la parola, sì, a Don Mico Rota, il nostro straordinario interprete, un attore che ve ne accorgerete, sentirete molto parlare di lui in futuro grazie a questo ruolo. Quindi, per dire che veramente noi abbiamo coinvolto tutti, a proposito di coinvolgere tutti, vorrei un applauso. Abbiamo parlato delle maestranze, degli attori, ma anche delle tante comparse. Ci sono state tantissime comparse della nostra città, della provincia, che hanno veramente accolto con entusiasmo questa bella esperienza, perché parliamo sempre di esperienze veramente positive per la nostra vita. E Maurizio Marchetti l'abbiamo visto nel Capo dei Capi, vero? Invece anche qui la possibilità di interpretare un altro boss della malavita. Io ti chiedo subito il rapporto con il regista, ma soprattutto il rapporto con gli altri attori calabresi. Com'è andata? Ma io penso che questo possa essere un inizio, veramente, questo giudice Meschino. L'altro giorno si parlava
di cosa significasse meschino in calabrese, no? In che senso, qual è l'accezione, che non è quella siciliana. Io sono siciliano, anche se mia nonna era calabrese, era di Villa San Giovanni, e meschino come ignavo, non so se siete d'accordo, cioè meschino in questa accezione che si usa in Calabria. Da noi meschino è mischneddo, è derelitto, poveretto, quindi è una cosa un po' diversa. E allora lavorare naturalmente questa esperienza, io faccio l'attore, per cui è difficile parlare di Don Mico Rota prima che voi abbiate visto effettivamente il film, quindi adesso dico proprio due parole per e spero che vi piaccia il lavoro nostro, il lavoro che ho fatto io. L'attore è colui che agisce, quindi adesso in questo caso agirò facendo Don Mico Rota sullo schermo. L'esperienza per me è stata magnifica, ho guadagnato anche degli amici nell'accezione più, non quella facebookiana, ma amici veri, amici in carne e ossa con questa esperienza, che sono Carlo in primis, che è un grande regista, lo vedrete, e Mimmo, che mi onora della sua amicizia. E quindi è stata una bellissima, straordinaria esperienza che non sempre capita, voi lo sapete, insomma, non sempre capita, questo dico è un inizio, perché non sempre capita di fare una cosa a così alto livello dalle nostre parti. E quindi speriamo che anche questo diventi un terreno industriale proprio, cioè una risorsa della nostra terra, e che ci venga richiesta la Calabria come viene richiesta la Sicilia, è un po' sprecata, perché la Sicilia è il set più richiesto in Europa, dovete sapere, le produzioni di cinema e di teatro chiedono la Sicilia, è il set più richiesto. E la Calabria non ha niente, diciamo, mi duole dirlo, però non ha niente da invidiare alla Sicilia come caratteristiche logistiche, anche dove poter girare, come capacità tecniche che si devono costruire per il futuro. Ecco tutto qua. Buona serata, buon divertimento. Grazie. Allora adesso abbiamo iniziato a dei riconoscimenti, il nostro modo semplice, insomma, per ringraziarvi veramente della vostra presenza e di quello che avete fatto anche per questo film. Quindi il primo riconoscimento va naturalmente al dottor Fulvio Lucisano, venga qui al centro a ricevere il riconoscimento direttamente dalle mani del nostro governatore. So che voleva fare un ringraziamento speciale. Ringraziare anche per la collaborazione che abbiamo avuto dall'Arma dei Carabinieri, che è stata in contattissima. Grazie per essere presentato, sì. Grazie allora. Poi abbiamo il secondo riconoscimento che naturalmente va a Mimmo Gangemi. So che voleva dire un ringraziamento. Volevo ringraziare, ma con molto affetto, il presidente Scopelliti, perché quando è nata l'idea l'ho trovato assolutamente a mio fianco, perché ha subito compreso l'importanza anche per la città di una opera come questa. Per cui approfitto per ringraziarlo, per dargli. Volevo anche aggiungere, visto che si è parlato della troupe, che ho molto apprezzato anche io il lavoro della troupe e li ringrazio, in particolare i calabresi, che nonostante le difficoltà iniziali che presentavano gli altri, credo anche che Carlo Galesi sia d'accordo, siano stati più bravi in assoluto rispetto agli altri di altre regioni. Sì, sì, ma grazie, noi riusciamo in tutto, riusciamo. E poi naturalmente il riconoscimento al regista Carlo Carlei. Grazie, grazie di cuore, primo premio che ricevo dalla Calabria, lo condivido con mia moglie Nicoletta, che è calabrese anche lei, moglie buona del premio fuori, che è presente in sala e che da 11 anni sopporta il mio caratteraccio. Grazie, abbiamo l'ultimo riconoscimento per Maurizio Marchetti, quindi lo vedrete questa sua interpretazione straordinaria. E a questo punto tutti insieme vi auguriamo una buona visione, grazie a tutti, grazie.